Entrerete inevitabilmente nell'età dell'oro di Monique Mathieu, 5 marzo 2021, traduzione Marina. Mi dicono: non preoccupatevi troppo di come sarà la vostra vita tra un mese o 6 mesi o un anno. Vivete il meglio possibile dentro di voi, come vi abbiamo detto. Perché in ogni caso, lo ripetiamo, tutto può andare molto veloce o più lento a seconda del comportamento dell'immensa massa dei vostri fratelli umani, dei nostri fratelli umani. C'è anche un parametro che non dobbiamo dimenticare e che dobbiamo veramente prendere in considerazione. È la reazione della vostra madre terra. Ora ha bisogno di essere liberata. Ha bisogno di essere liberata da tutti i pensieri, e questi non sono i pensieri della base della piramide umana, sebbene ci sia paura, sebbene ci sia una grande fragilità e persino violenza. Deve essere liberata dalle catene create da coloro che credono di essere dei, o anche più che dei, e che non sono niente. E ben diciamo che non sono niente. Tutti questi esseri umani o non umani si renderanno conto, troppo tardi, della loro profonda incapacità, dei loro errori e delle manipolazioni a cui hanno sottoposto i popoli della terra. Se ne renderanno conto, probabilmente al momento della distruzione dei loro corpi. In quel momento, per loro, sarà davvero molto doloroso. Seguirà una grande sofferenza dell'anima, ma anche dell'ego che, fino all'ultimo momento, è ancora nel corpo. Dovranno affrontare questa sofferenza. Ci riusciranno solo per pochi istanti, ma pochi istanti di terribile sofferenza, a causa di un potere e di un ego mostruosi. Di pratiche al di là di quello che una mente umana può immaginare, anche una mente umana normale. Per loro la legge di causa ed effetto sarà applicata in un colpo solo. Così per voi, figli della luce, per voi che con veramente grande costanza, regolarità e forza di volontà servite questa luce e questo amore, il destino sarà molto più dolce. Molto più facile. Soprattutto non siate smobilitati, soprattutto non siate in uno stato di attesa che può destabilizzarvi. Il piano iniziale sarà realizzato, è ovvio, ma i mezzi per realizzare il piano iniziale possono ovviamente cambiare. Mi dicono ancora: guardate il cielo. Ci saranno sempre più manifestazioni nel cielo, manifestazioni che non potrete nemmeno capire. A volte saranno manifestazioni totalmente positive, a volte saranno manifestazioni indesiderabili, ma queste ultime saranno sradicate. I potenti e grandi esseri di luce che gestiscono il pianeta Terra agiranno per salvare il maggior numero possibile di esseri puri di cuore che desiderano solo una cosa: andare verso la luce e verso l'amore. In un certo senso, essi imperverseranno, anche agendo per la vostra madre terra, che ha bisogno di aiuto per potersi slanciare e salire verso il suo nuovo piano di esistenza. A livello degli umani, a livello del pianeta Terra, tutto sarà fatto in un'armonia molto, molto bella, una coordinazione molto bella. Quindi lo diremo e lo ripeteremo. Pensate a voi stessi. Fino al momento in cui tutto cambierà, pensate ad essere felici, pensate ad amare voi stessi, pensate ad offrire ciò che potete offrire a chi vi circonda. Senza dimenticarvi di voi, naturalmente, perché offrire dimenticando voi stessi non è,
non è più ciò che vi viene chiesto. Quello che vi viene chiesto è, prima di tutto, di pensare a voi stessi, di aprirvi a voi stessi, di aprirvi all'amore che è in voi. Quindi non abbiate paura di quello che siete e di ciò che state diventando. Quando comincerete veramente ad aprirvi a tutto questo, potrete essere molto, molto efficaci nei confronti di chi dorme ancora, di chi deve svegliarsi, perché tra coloro che dormono ci sono delle anime molto belle che si sono lasciate ipnotizzare. Mi dicono questo: non ve ne abbiamo mai veramente parlato, ma attualmente gli esseri neri, e anche più che neri, che imperversano sul pianeta Terra, usano mezzi terribili per ipnotizzare, per imprigionare gli umani. C'è sempre uno shock di ritorno e questo shock sta per arrivare. Tutti coloro che hanno fatto le cose più terribili su questo pianeta sperimenteranno questo shock, questo ritorno boomerang in un tempo che speriamo sia relativamente breve. Stiamo lavorando molto, davvero molto, con tutti gli esseri della Terra che sono coinvolti in questo grande cambiamento, questo grande salto quantico. Non ne siete consapevoli, ma siete coinvolti per quello che siete, per i vostri pensieri, per l'amore che potete offrire. Siete anche molto coinvolti per il rinnovamento e per aiutare i vostri fratelli, il pianeta Terra, a salire al loro nuovo piano di esistenza. Cos'altro possiamo dirvi? Non possiamo rivelarvi tutto per mille e una ragione. Uno dei motivi più essenziali è che il piano è realizzato. Lo sappiamo, lo abbiamo visto, ma non possiamo dirvi alcune cose perché ci sono diversi scenari possibili. Possiamo rivelarvi uno scenario che potrebbe essere applicato in funzione dei risvegli di coscienza e di quello che siete oggi, quindi valido oggi, ma che non sarà più valido domani, perché la coscienza degli umani di questo mondo sarà cambiata. L'unica cosa che possiamo dirvi con grande certezza è che qualunque cosa accada nel vostro mondo, andrete inevitabilmente verso l'età dell'oro. Lo ripetiamo, andrete inevitabilmente nell'età dell'oro. Questo pianeta, che è magnifico, ma che è contaminato a tutti i livelli, troverà la sua vibrazione e un'energia di amore, bellezza, serenità e gioia. Dovete poter comprendere che i vari regni sono anche capaci di restaurare e manifestare la gioia, la bellezza, la serenità e l'amore. Quando vedete una pianta che è risplendente, essa risplende la sua gioia, la gioia di essere felice, di mostrare la sua bellezza, la sua armonia, di mostrare la sua utilità se è una pianta che vi nutre, eccetera. Così tutti i vari regni potranno manifestare tutto ciò che realmente sono. Il regno animale, ovviamente, molto più degli altri regni. È per tutto quello che abbiamo appena detto che non possiamo darvi lo scenario che verrà applicato. Vi abbiamo dato alcune piste che potrebbero non essere valide, perché ancora una volta potete cambiare lo scenario o semplicemente cambiare la linea temporale. Ve l'abbiamo detto molto tempo fa. La vostra linea temporale è come i solchi dei vostri vecchi dischi, dove c'era una testina per ascoltare la musica. Poteva succedere che della polvere facesse cambiare il solco alla testina, quindi un pezzo di musica veniva a mancare. Bene, ora è lo stesso. Potete saltare un solco, anche se non è qualcosa di circolare. Potete cambiare la linea del tempo per ragioni che vi appartengono, che appartengono all'umanità e alla coscienza globale, e in quel momento il vostro futuro è completamente cambiato.
Potrete camminare, andare dritto su quel solco fino al giorno in cui forse ci sarà qualcosa che si metterà sul vostro solco e vi proietterà su un altro. Forse rimarrete su quel solco, su quel sentiero fino alla transizione. Vi aiutiamo molto, ma bisogna che gli esseri umani si aiutino anche da soli. Devono poter capire, devono potersi risvegliare e soprattutto devono poter sradicare le paure che li tengono in schiavitù, le paure che li tengono sotto ipnosi. Paura di cosa alla fine? Dovreste essere in grado di porre la domanda: di cosa ho paura? Avete paura della morte? La morte è vita. Allora, a parte questo, di cos'altro avete paura? Forse voi esseri umani temete particolarmente la morte, la partenza, ma partire per dove? Come si potrebbe dire, verso cieli molto più misericordiosi, verso una vita molto più piacevole. Quindi siate felici per tutti quelli che se ne vanno e forse compatite quelli che restano e che devono vivere situazioni a volte terribili. Continuate più che potete a condividere, a connettervi a ciò che siamo. Sarà un grande bene per ognuno di voi e per i vostri fratelli. A un certo momento, che potrebbe essere molto vicino, passerete a uno stadio superiore di ciò che siete come coscienza. Possiamo dire nella quarta, quinta dimensione. In quel momento, senza fare nulla, voi semplicemente irradierete. Irradierete amore, irradierete pace, serenità, gioia e solo passando vicino a certe persone potrete comunicare loro in modo vibratorio quello che siete. Questo li risveglierà e farà il loro massimo bene. La parola non è necessaria, l'energia è necessaria. E sta a voi trasformare ciò che siete in un'energia totalmente diversa, in un'energia positiva, in un'energia di trasformazione e di amore. Potete farlo. E dicono con un grande sorriso: non solo potete farlo, ma lo farete. Traduzione e voce Marina.